I vestiti che sono nostri e che, con i nostri colori dobbiamo rappresentare praticamente la moda del mondo. Speriamo tanto di farcela. L'anno scorso abbiamo avuto 52 ragazze italiane a rappresentare i colori di tricolore e 17 di queste ce l'hanno fatta. Oggi sono sulle copertine dei giornali, sono in televisione, sono nette ambite dei più grossi studi fotografici. Chiaramente stasera qui a Cava, questa splendida cornice del Due Torri, abbiamo una delle tante selezioni provinciali che si stanno svolgendo in tutta Italia e in tutto il mondo per selezionare queste ragazze e per poi confrontarle nella serata finale di Cetara, dove appunto accompagneranno ragazze di tutto il mondo riprese dalla Mamma Rai. Per questa finalissima del 20, io vorrei soltanto che il pubblico tenesse presente che sono delle aspiranti modelle, che qualcuno di loro forse con qualche sacrificio è salita stasera su questo modo. Neanche io sono un professionista, sono un aspirante presentatore, penso che gli sia altrettanto simpatico e gli piace altrettanto quello che gli piaceranno le ragazze che scriveranno tra poco. Naturalmente per farmi compagnia questa sera ci sarà una presenza molto più importante di me, la invito direttamente accanto a me, sto parlando di Cesare Ragazzi. Cesare Ragazzi, che naturalmente ci saluterà e presenterà le concorrenti di questa serata al Due Torri. Anzitutto farei un applauso al nostro presentatore che è bravissimo. Io non sono presentatore, ma vi saluto con il mio fatidico messaggio. Salve, sono Cesare Ragazzi e iniziamo lo sfilato di queste bellissime donne. Per questo
ringrazio anche per te. Prego. Anche tu sei felice, no? Va bene, anche lei è felice, prego. Mi raccomando la piscina, eh? Potresti cadere. Prego, di bello per la mia. Intanto, saluti Daniela, tanti di quegli applausi che non sapranno neanche cosa farsene. Per il momento, questa sera i vostri applausi sono importantissimi, quindi vi pregherei di essere particolarmente calorosi e di salutare ogni ragazza se è possibile e se non riesco ci appongo l'applauso che meritano, perché è l'unica gratificazione che ci aspettano da voi questa sera. Grazie. Allora le mie terribili domande che vanno fatte. Quanto sei alta, come ti chiami? E dove abiti? Che cosa ti piacerebbe fare? Allora, sono alta 1,70. Anna Donso. Ciao. Ciao, vedi me, non ti fai la seconda. Ok, meglio di me. Ok, bravo, altro applauso. Il tuo nome, dove abiti, che cosa ti piacerebbe fare per la giuria, di qualcosa di più importante. Mi chiamo Marta, molto bene. Abito a Rangri e ho già il mondo. Ho 13. Sei molto vecchio. Ascolta, ti hanno lasciato uscire stasera? I tuoi genitori ti hanno lasciato uscire? Complimenti per i genitori, prego, complimenti per me. Altra modella. Questo l'ho visto arrivare in moto stasera, l'ho osservato subito io. Ha fatto due pieghe che rilevo che non era niente. Come ti chiami, quanti anni hai? Dove abiti e quando vorresti fare da grande? Quando grande? Mi chiamo Teresa Sorrentino, ho 16 anni, sono di Cava e vorrei fare la giornalista. Complimenti, complimenti. Bellissimo lavoro. Giornalista, vorrei soltanto ringraziare la giuria e augurare loro un divertimento. Ti ringrazio molto spiritoso, benissimo. Buonasera, come ti chiami? Aspetta, come ti chiami? Quanti anni hai? Dove abiti? E cosa ti piacerebbe fare da grande? Ci deve essere una confessione. Allora, mi chiamo Vincenza Sorrentino, ho 16 anni e mi piacerebbe fare la grande universitatrice. Sei arrivato sparatissimo. Io c'ho una S un po', una S lunga, una S bolognese, emiliana. Non dico la mia età perché altrimenti svegliano tutti. Allora, quanti anni hai? Voglio dire, quanti anni hai? Dove abiti, come ti chiami e cosa ti piacerebbe fare da grande? Allora, mi chiamo Giulia Ancora, vivo a Cava, mi piacerebbe fare a sinistra. Un bellissimo lavoro, complimenti, grazie della tua presenza. Altra modella. Super bionda tutta riccia, che sarà stata il suo parrucchiere, fortunato con tanti bei capelli. Quanti anni hai, come ti chiami, dove abiti e cosa ti piacerebbe fare da grande? Ho 16 anni, mi chiamo Andrea Portero, sono di Vitri sul mare e vorrei fare il mio servizio. E basta? Tutto lì? Cosa fai di bello adesso? La vita? Ce l'ho con il futuro. Ah!
piacerebbe fare da grande dove abiti. Mi chiamo Anna Maria Messia, ho 15 anni, abito a casa e voglio fare la sinistra. Abiti a casa? Quanti anni hai? 15. Da come lo ti vuole? Sono molto vecchie queste ragazze. Non una bella età, eh? Capelli stupendi, neri, lunghi. Come ti chiami, quanti anni hai e dove abiti e cosa ti piacerebbe fare da grande? Mi chiamo Valeria Magliano, ho 14 anni e mezzo, abito a Cava, mi piacerebbe fare da grande. Complimenti, complimenti, bravissima. E come ti chiamo? Insieme, come ti chiami, quanti anni hai, dove abiti e cosa ti piacerebbe fare? Cristina Consalvo, poi abito qui a casa e 19 anni, era più vecchia questa insieme, eh? Molto vecchia, perfetto, prego, grazie. 19 anni sono pochissimi, al massimo andrà a militare il prossimo anno, se ne va male. Poi qua c'è del tifo, sento che c'è del tifo, giochi in casa, eh? Questo è altissimo. Buonasera, quanti anni hai? Mi ero quasi emozionato anch'io. Quanti anni hai? Aspetta, ti faccio tutte le domande, non fai tutte le risposte. Dove abiti e cosa ti piacerebbe fare da grande? A 19 anni mi chiamo Anna Maria e faccio un interprete. Mi raccomando, la piscina. Buonasera, è la prima che vediamo in calzoni, perché forse è una serata molto fredda, un po' pericolosa anche perché è un po' vestita, si può prendere un po' di raffreddore, dove lei ha pensato di far meglio di mettersi i calzoni. E quanti anni hai? Quanti anni hai, dove abiti e cosa ti piacerebbe fare da grande? Dunque, prima di tutto mi chiamo Paola Mercurio, ho 16 anni, abito a Napoli e mi piacerebbe continuare la tua di modella che sto, diciamo... Stai facendo. Ho visto che camminare abbastanza lungo con attenzione alla pressione perché altrimenti sarebbe pericoloso. Che cosa vorresti dire per la gente? Dunque, io voglio ringraziare di essere venuti qui a giudicarci e soprattutto vorrei dirvi che vinca la migliore. Ti ringrazio molto spiritoso e direi di fare un bellissimo applauso. A questo punto lascio il microfono a un vero presentatore. Buonasera a tutti e arrivederci. Grazie. Ti invito a questo microfono per il saluto al pubblico e duramente per il saluto alle autorità presenti. Buonasera a tutti, perdonatemi un po' per gli errori della serata, abbiamo fatto tantissimo, vi ringrazio perché siete in tanti. Abbiamo ancora qualche piccolo problemino dietro le quinte e dietro sotto. Mi scuso per le persone che stanno in piedi, non prevedevamo un flusso così maggiore. Stiamo facendo degli sforzi anche per contenere un po' quelle persone fuori. Inviterei dopo la giuria, chiamerei le ragazze fuori per una seconda uscita adesso e le inviterei i signori giurati a scrivere il nome delle concorrenti e dare una prima valutazione. Adesso tutti i giurati faranno questa operazione. Sulla musica invitiamo le concorrenti a uscire di nuovo. Usciranno con lo stesso quadro mondo. Le ragazze naturalmente dopo la passerella arriveranno qui al microfono e pronunceranno forte il loro nome, perché voi nel pubblico possiate riconoscere e naturalmente anche e soprattutto i nostri giurati che dovranno poi valutare. Anche qualche sgabellino che mi alzasse un po', perché ho visto alcune modelle che sono veramente alte e non dovrei fare. Stefania Vingelli, prendete nota signori giurati, per terminare un applauso, un saluto per te.
mentre vicino a me in questo momento c'è Marta Pepe. Prego Marta, ti puoi accomodare, andiamo avanti con la prossima. E la prima con passo tentato e con lo sguardo seguito Teresa Sorrentino, momento di Gabriella Di Salvio. Gabriella Di Salvio, venite in questo momento Vincenza Sorrentino. Vuoi sapere una cosa? Avete pagato voi? No? E cosa vi costa prendere un po' di più? Grazie! Accanto a me una ragazza che come agenza ci siamo, come mia però. Angela Maria Pugliese. Angela Maria Pugliese, per la gioia dei vostri occhi e per la pena dei vostri giurati. Andiamo avanti con la prossima, che sia vicina, mi dovete sentire che le mie ragazze sono un po' tese, ma data l'emozione si può comprendere. Sei emozionato tu? Perché sei emozionato? Volevo sapere, è la prima volta che partecipi in un concorso con modelle? In bocca al lupo da me e dal pronto per quel piano? Giuliana Coda. Giuliana Coda! È giusto che sia così, perché l'emozione magari la rende anche più carina e più dolce di quanto si siano già dolci, lo sono abbastanza e sono anche bellissime. Andiamo avanti con la prossima, una bellissima e recissima che arriva alla mia destra e risponde al nome di... Angela Portero. Angela Portero, io sono piacere di applausi si fanno più sfrescianti e questo è importante perché anche voi con i vostri applausi potrete influenzare il giudizio della giuria, mentre in questo momento arriva anche a me Anna Gambardella. Anna Gambardella, in bocca al lupo anche a te. Noi un giorno vedremo la foto di una di queste ragazze pubblicata su un giornale di moda importante di Reno, cioè guarda, quella l'ho vista una sera altri giorni. Ti chiami? Anna Maria Di Sio. Anna Maria Di Sio. Devo sperare questo profilo ai signori giurati che... Gabriella Sosa che ci lascia e arriva velocissima, quasi con la velocità da provvista, Valeria Ariano. Io vorrei pregare le ragazze di lasciare Vitale Maria Luisa. Allora, in passerella Vitale Maria Luisa, anche aspirante modella o fotomodella, mentre arriva l'unica che ha sorriso nella presentazione precedente, e questo è importante perché vuol dire che ascolta la cosa allegramente. Allora, ti chiami? Cristina Gonzalves, sorridendo Cristina, che ci lascia, Corinna, che la tra... Tu sei invece? Saluzzi Daniela. Saluzzi Daniela. Se non sbaglio la nostra interprete. Ci chiami? Anna Maria. Anna Maria? Siani. Anna Maria Siani, professione interprete. E andiamo avanti con lo Franco. Onofrio Anna. Autoritaria come una tedesca, la nostra Anna si allontana. Ed arriva l'ultima della lista, non l'ultima sicuramente per importanza.
è la più alta di tutte, io mi vergogno tantissimo, ma dopo chiedere anche a lei, alzando magari un po' più la mano, come ti chiami? Paola Mercurio. Paola Mercurio! Chi non avesse capito in sottofondo c'è il sole latte di Carlo Milano, secondo me è molto lontano da noi. Mentre appena ci avrà lasciati la nostra ultima concorrente, passeremo al primo quadro nuovo di questa sera. Pelle e Obisù, con lo specchio del tempo, che presenterà la collezione 88-89. Lo specchio del tempo